confine tra lavoro e vita quando si fanno questo genere di cose è veramente sottilissimo, quando non inesistente. Crack è un festival che comincia quando finisce la parola dentro alla storia del movimento dei centri sociali. Cioè, dopo Genova, si decide in qualche modo di ripartire dalle immagini, di ripartire dal segno, di ripartire anziché dal linguaggio, dalla parola, dalle cose che si vedono. Ci troviamo a fare un micro festival al Forte, romano, senza nessuna pretesa, con gli autori romani coinvolti nel mondo del fumetto indipendente. Quel festival fu una bomba, ebbe un successo strepitoso e questo nuovo festival si chiamò Crack. Crack era il rumore dello sparo dei fumetti di Ugo Pratt. Comincia così, come una masnada di autori italiani, e si presenta subito quello che è il nuovo underground, ovvero il nuovo overground. Questo è il libro che portavo qua a Crack. Aspetta un secondo perché è un libro molto delicato, Changes. Si apre come una scatola di fiammiferi. Allora, Changes è un'indagine visiva che parte dal tema dei Ching. Sono 64 scatole. Come sono gli esagrammi di Ching. Per chi non conoscesse i Ching, è un testo divinatorio, il più antico testo cinese, risalente al 1000 a.C. Questo è uno studio che ho fatto negli ultimi, anzi nell'ultimo anno, che è partito dalla prefazione di Jung al libro dei Ching e che poi è proseguita con tutta un'indagine visiva che riguarda il cambiamento, i mutamenti e anche un po' la simbologia in generale, nel senso che sono partita dall'uomo e i suoi simboli di Jung per arrivare al libro dei simboli e ho cercato di trovare tutto un immaginario che rappresentasse 64 fasi di stati di mutamenti della vita umana che rappresentano un cambiamento. Come nel codice genetico, 64 sono gli elementi che possono variare, riesco a lasciar penetrare un po' le immagini. Questa è stata presentata la mostra personale che ho tenuto con Vercamera a febbraio e queste sono le copie del libro rimaste che ho deciso di presentare a Crack, di portare qui perché comunque Crack per me è casa. Sono stata in un'organizzazione con i ragazzi per tanti anni, in un certo senso mi continuo a sentire, anche se non lavoro attivamente, parte della famiglia Crack. Ho iniziato a fare le mie prime cose qua a Roma, qui, in questo contesto, al Forte Prenestino. È un festival che supporto e appoggerò sempre. Questo festival nel giro di un paio di edizioni diventa un festival internazionale, è diventato un punto di raccolta incredibile e autogenerato. Thank you.
cosa più straordinaria di Crack è che noi non facciamo nessuno sforzo, non vogliamo farlo, ma soprattutto non lo dobbiamo fare, nessuno sforzo per portare gli artisti a Crack. Sono gli artisti che fanno il festival, quindi si chiamano, mi scrivono, ci scrivono, dicono di voler partecipare e partecipano. Hola, soy Alex Javier Aceves Bernal, soy un artista visual mexicano y trabajo en una revista digital que se llama Histeria, así que aparte de todo el trabajo gráfico que hacemos, pero que hago, la revista se dedica a difundir arte, activismo y pornografía feminista. Entonces, pues eso, jugamos con el activismo feminista, pero también con lo pornográfico y en lo personal a mí me gusta jugar con lo pornográfico y con lo mórbido y con lo violento, pero también con lo sencillo y lo bonito, ¿no? Y lo abstracto. Pues venimos desde México para esta edición del Crack, el Crackland. Sí, como a jugar con este espacio político ficticio, que desde la primera, para mí es la segunda vez que estoy aquí en el Crack. Ciao! Quindi siamo al Crack Festival per la seconda volta. Siamo un collettivo che si chiama BIOS, che è un gruppo di persone, che sono le artiste in generale. C'è uno in Tunisia che si chiama Tamer, che fa delle serigrafie a mano con le telaio fatto a mano. Dopo abbiamo Yasmin Yakmai, che fa delle disegni su magliette, delle serigrafie, delle carte. E abbiamo Marco, che è un animatore anche, che fa delle disegni così, e che per lui è la prima volta che ha fatto le stampe per vendere, e invece è bellissimo. E c'è Marta, bella Marta, che fa delle collage, che fa delle design, è veramente un gruppamento di arte, scusami, molto differente e veramente appassionante a vedere. C'hanno tutti un stile proprio loro. Il fatto che Crack sia un festival che non fa selezione chiaramente lo lascia anche un po' in balia degli eventi, però un'operazione per esempio interessante che è stata fatta quest'anno, quando si è cercato di rendere quindi il più possibile evidente la ricchezza che portano le persone che frequentano questo festival, non è stata operata una selezione, ma forse è stata una delle rare volte in cui se una persona si affacciava e chiedeva di partecipare non gli veniva detto di no, ma veniva spinta a cercare nel proprio lavoro quello che più era coerente o poteva essere in qualche maniera valorizzato all'interno di un contesto come quello di Crack. I think this year was less quiet than the other years. People say to me, but actually so it's good because it's changing. Maybe this year everybody told me, yeah, but it's more focused on artistic stuff, and the other years it was still artistic stuff, but maybe more DIY, I don't know. Io penso sempre che Crack è un festival che dove anziché occuparsi delle opere degli artisti si occupa solo della vita degli artisti, cioè ci occupiamo che dormano, che mangino, che arrivino, che possano vivere dentro al forte.
straordinario castello costruito per difendere il Papa o per difendere Roma dal Papa, insomma, comunque, o per difendere il Papa da Roma, non lo so, insomma, comunque un castello, un forte costruito sul fine dell'Ottocento, utilizzato poi nella Prima Guerra Mondiale come area di produzione di medicine, probabilmente ci si fabbricava eroina, insomma, dentro il forte prenestino, e poi usato dai nazisti come centro di controllo dell'area prenestina, fino a che non sono stati cacciati a pedate dai partigiani. Dopodiché l'eroina ha cominciato a produrre la Banda della Magliana, ma al di fuori del forte, nel quartiere. Il forte invece è stato dimenticato, completamente abbandonato, è diventato una discarica, fino a che punk e altri gruppi sottoculturali e i pochi compagni rimasti operativi nel territorio del Comitato Centocelle desiderano nell'86, che era il momento di rompere quella catena e di entrare nel forte. Da allora i primi anni sono stati di sostenimento di questo spazio, di apertura, di liberazione dalle macerie, dalle cose, e poi dagli anni 90, con l'ingresso della Pantera, e quindi tutti noi che fuoriuscivamo dall'università e cercavamo degli spazi dove poter cominciare a fare il nostro lavoro in totale libertà, cosa che non era più possibile da nessun'altra parte della città, il forte è diventato la grande madre accogliente di tutti, di tutte le sperimentazioni, di tutte le avanguardie, quindi dal videoattivismo al digitale radicale, al fumetto indipendente, all'architettura critica, al cinema, quindi anche autoproduzioni, il GRA, no? Sperimentazioni sul circuito di produzione libraria, ma anche teatrale, insomma, una grande fucina intellettuale. Crack viene prodotto all'interno di questa atmosfera dopo già 20 anni di occupazione, appunto stiamo parlando del 2005, la prima edizione, e ormai sono 12 anni che lo portiamo avanti, quindi diciamo un terzo della storia del forte è legata in qualche modo a questo festival, che non potrebbe svolgersi in altro posto, insomma, non solo è prodotto, ma è proprio radicato. My name is Lilo Macento, it's my first time in Krak. Quello che è stato in Krak è un'esperienza totale, cioè, nel senso, quando ero piccolino andavo ai rave, erano giorni e giorni di musica, e quello che mancava era proprio l'arte figurativa. I think it's now a territory with some, I don't know, ideas. I think it's great. E invece qua ho visto applicato tutta la parte delle tazze, tutto il discorso anche degli orti comuni, di una vita in società, molto bene, in modo molto funzionale. È un sito fichissimo. Sì, come una meraviglia incontrarti con questa utopia che non te das cuenta che è quasi impossibile da realizzare in qualche altra parte del mondo, no? Más bien que puede existir la posibilidad, existe la potencia para generarlo en cualquier parte, pero aquí sucedió una magia y llevan 30 años en el fuerte, 12 años en Krak, no sé, ¿no? Como es simplemente increíble que exista, y para mí es increíble y me siento súper agradecido de poder ser parte de esto. I hope this place will stay like this and this festival will continue. And for sure this is the only place, I think this is the biggest place in Europe like this. Well, on my second time in Forte Prenestino, I was here in the year 2000 for the anti-pope demonstration. Siamo un po' tutti a girare, a comprare le pizze con delle telaio, con delle carte, e questo è meraviglioso. E grazie veramente, perché il Forte Prenestino è il Forte Prenestino.
avanti, diciamo, un po' a trilogie, un po' a pezzi grossi, no? C'era stato la prima parte, i primi anni sono stati quelli di fondazione del festival, l'individuare i temi, è cominciato parlando della guerra, poi ha parlato di tamburini, che è stato il nostro modello di riferimento della generazione precedente, no? Tamburini era quello che raccontava le storie di periferia, di una periferia che modificava attraverso il suo linguaggio l'intera struttura della città, no? Le Rank Xerox era costruito dagli studi delinquenti che avevano occupato l'università nel 77 usando pezzi di una fotocopiatrice occupata. Il passaggio successivo fu quello appunto di capire il mondo internazionale che si muoveva nei dintorni di Crac, cioè come fare a mettere a confronto la sperimentazione italiana, che in quel momento era molto vitale, ma anche stentata per certi versi, anche che comunque poco girava l'Europa, gli autori italiani erano molto poco presenti nel panorama internazionale. Sono Ida, vengo da Bari, è stata la prima volta per Crac, sono tanti anni che speravo di venire, non ci sono mai riuscita per l'università, tante cose. Ora ce l'ho fatta, non mi sono organizzata, quindi sono venuta un po' sprovvista, infatti ero un po' restia, poi mi hanno spinto, mi hanno detto dai vai, grande. Ci hanno proposto di partecipare ad altri festival, tipo l'AFA a Milano, oppure Filler, niente, cioè ci stava tutta, bello. Grazie a Crac noi portavamo gli internazionali a Crac e quindi si scambiavano, si mischiavano le carte, si mischiavano le esperienze. And yes, I found like a big family here, like people from all over the world that are making comics and fanzines, and they're all sharing their stuff, and they're really weird people and drunks and like me. So I feel like in a family, yes, sure. Dopodiché noi siamo andati avanti, diciamo, fino crescendo fino a un Crac che fu il Crac della rivoluzione 3D, diciamo, quello con gli occhialini bicolore, in cui tutti erano al lavoro sopra un'idea di riportare questo futuro analogico dentro le loro visioni. Quel Crac però è stato anche il limite verso cui non volevamo arrivare, cioè è stato il Crac che raccontava in qualche modo lo spettacolo, la società dello spettacolo, insomma era quello spettacolarizzato, era quello che mirava a far crescere questo esperimento in una direzione di grande show, grande carrozzone. Quindi dovemmo bloccare questo meccanismo, quindi c'è stato Apocalypse, Orda e Genesi che sono serviti a distruggere, diciamo, il meccanismo per cui potessero immaginare che quella era una mostra a cui partecipare, ma invece l'abbiamo fatta diventare una base di lavoro su cui chi interveniva poteva riconfigurare la propria partecipazione. Da lì c'è stato Capitale e quest'anno Crackland, e la trilogia va verso l'idea dell'Andù. Crack Capitale diceva sostanzialmente, seguendo il racconto di Klossowski sulla moneta, sull'artista come moneta vivente, metteva in rilievo il ruolo che il capitale umano ha nella formazione di questo capitale condiviso che è questo festival. Crackland spiega come questo festival si muova all'interno di una tazza, di uno spazio, e crei a sua volta uno spazio. Di interazione, di conoscenza, di collaborazione che si sviluppano poi nel tempo, per l'appunto, perché è stato bello che ognuno di noi c'era già stato, però purtroppo in questo caso non ci eravamo conosciuti e ci siamo detti ma come, torniamoci e stiamoci insieme, quindi insomma è bello anche da questo punto di vista ovviamente. Poi anche l'organizzazione delle serate, insomma è un bel momento. La giornata scorsa è il racconto di una visione urbana, diciamo, della periferia di varie città, e Martin Lopez, che è il ragazzo che ha ideato tutto, ci ha coinvolte a me, che sono Silvia Rocco, Serena Schinaia e
altro ragazzo spagnolo che si chiama Roberto Massò. E in 5 giorni all'Accademia di Spagna abbiamo lavorato su questo progetto, appunto mattina e sera, facendo ognuno con il proprio segno, interagendo l'uno nel segno dell'altro. E quindi non sapevamo che c'era un punto fermo nella narrazione, che è un'ambulanza che ricorre ogni tanto, e poi per il resto era libero. Quindi ognuno ha portato veramente il suo metodo, sia di lavoro che anche le sue proprie tematiche. E ognuno veniamo da posti diversi, lui sta a Valencia, mentre io sto a Pisa, l'altra ragazza è di Taranto e l'altra ancora è di Madrid. Quindi avendo una panoramica così, di città così diverse, abbiamo interagito anche questa cosa. Forte Prenestino is a very, as it is already. L'autoproduzione è al centro di questa trilogia. La differenza reale è in come tu produci e concepisci il tuo lavoro. Come dire, il dato illuminante per me è stato rendermi conto che il mio modo di lavorare improvvisamente non era legittimato da un contratto, ma era legittimato da una quantità di persone che lavoravano con la mia stessa spinta e con i miei stessi mezzi. Ma quello che poi alla fine produci è obiettivamente diverso, ma è diverso rispetto a quello che è il meccanismo economico, commerciale e via di politico, anche se vuoi, e sociale, è realmente differente rispetto a quello che ti viene proposto come il lavoro. Questi anni, come presentazione nel Crackland, questo che è un comic, un fumetto che ho fatto da 5 anni, sulle differenti storie di Chitricha. Alcune sono dal Cile e altre sono da Spagna. E parlano sulle sue economie, sue pratiche politiche, le sue forme di riguardo collettivo, anche personale, e come visibilizzare un corpo deseante e non solo un corpo produttivo. E quello per me è come molto importante per fare un incontro frontale sulla idea del capitalismo e su quello che lo sostengano, che sono le donne lavoratrici in industrial o nelle sue case. Hay una gran cantidad de esfuerzos y de potencias, y creo que esto todavía puede crecer más y puede expandirse, ¿no? Sacar tentáculos para abarcar más partes del mundo. Y estuvimos hablando de algo que me pareció interesante, que estuvimos hablando de Valerio, que ya hay y existe una gran red de artistas y de activistas y de gente con estos intereses políticos. Estamos en un proceso
de esa red como solidificarla, bueno, no solidificarla porque se trata de que sea fluido, pero hacerla como de lazos más fuertes y lazos más largos cada vez. Y pues eso, simplemente feliz de poder ser parte de este gran experimento, esta ficción que de alguna manera existe y esperamos que siga existiendo por mucho tiempo más. The best festival, crazy party and drawings and more crazy party. Yeah, amazing and powerful to meet all these people and all this dynamic and this way of living. Il prossimo festival mira alla processualità, cioè alla sostituzione dell'idea di progetto con l'idea di processo, e sarà quindi dedicato all'idea di undo, del disfare, laddove il do it yourself, che è alla base del nostro modo di pensare, quello che per il punk era questo è un accordo, questo è un altro accordo, adesso che conosci 3 accordi puoi andare a fare la tua band, diventa libertà di perdere tempo, decidere che in un festival così grande, attraversato da una quantità, come dire, infinita di persone, lo scopo principale non è vendere e tornare a casa con la sommetta di denaro, ma è proprio intessere dei rapporti e attraverso questi rapporti perdere tempo, decidere che puoi cambiare strada in corso d'opera. Sono pochi i posti ormai dove questo c'è ancora, quindi penso sia un posto che deve continuare a esistere, dove poter tornare e poter crescere con gli altri. Tantissimi stimoli, cioè confrontarti con 400 artisti da tutto il mondo, tutti veramente grande talento, tutti autoprodotti. Di le persone lavorare nei modi più variegati e senza bisogno né di grandi mezzi né di autorizzazioni, ed è quello secondo me la cosa più, come dire, più vitale e anche più preziosa di questo festival. Quindi il festival è diventato anche Camp Crack, che è proprio un campeggio, ma anche un campo operativo, un workshop 24 ore su 24 in cui abbiamo stampato, abbiamo cantato, abbiamo fatto di tutto, abbiamo mangiato tutti insieme, scambi, cioè veramente un'esperienza unica. Questa parte qui è veramente la parte processuale, la parte vitale del festival, la parte che crea nuove cose. Ed è da qui che arrivano le idee che costruiscono il fumetto di domani, di dopodomani e forse dei prossimi 10 anni. That's it.